Bene, buonasera a tutte e a tutti. Ciao. Buonasera. Bene, vi do un benvenuto particolare stasera perché siamo al quinto appuntamento dell'itinerario I passi e la meta, che come sapete è l'itinerario che ha lanciato anche tutto il lavoro che stiamo un po' cercando di fare, di assaporare sulla strada, no? E un grazie e un benvenuto particolare a chi si sta connettendo per la prima volta. Vedo Mariangela, Arianna, non so adesso perché non riesco a vederli, Leonardo, non so se mi sente, ecco, benvenuto pure lui. Vedo diversi che si connettono per la prima volta. Benvenuta anche Adelisa che sta arrivando adesso. Quindi benvenuto un po' per tutti. E un particolare benvenuto naturalmente a Maria, che sarà un po' la relatrice di questa sera, che ci aiuterà, ecco, a confrontarci con questa tematica particolare. Io passo subito brevemente la parola a Maria per farle dire, così sentiamo subito la sua voce, come ha vissuto, ecco, questa settimana dopo l'invito che ha ricevuto di, ecco, partecipare a Passi di Parola. Considerate che Maria è la seconda volta in assoluto che, ecco, partecipa a un incontro di Passi di Parola, per cui un grazie doppio di cuore a lei perché ci vuole un po' più di coraggio naturalmente per, ecco, ripartire in un ambiente che è poco conosciuto e ovviamente anche questo, ecco, diventa sicuramente molto positivo. Prego Maria, a te la parola. Grazie. Intanto buonasera a tutti. Grazie intanto per questa domanda. Come ho vissuto la settimana? Beh, l'argomento è la paura. Chiaramente stasera parleremo di una paura diversa che è quella relativa alla paura, insomma, che tutti stiamo vivendo in questo momento specifico. Della nostra società, quindi quella del Covid. Però, ecco, iniziare dalla paura anche rispetto a questo incontro non fa male. E beh, l'ho vissuto nel senso che sono stata un po' tra virgolette preoccupata perché ho detto, oddio, che compito, non li conosco, speriamo che possa andare bene e tutto il resto. In realtà ci avevo già pensato quando tu me l'hai proposto, Michele, e quindi la scorsa settimana ho partecipato anche per questo, un po' per creare insomma una vicinanza in qualche modo. E devo dire che questa settimana mi ha aiutata nella possibilità di prepararmi in qualche modo a questo incontro, Gabriella. Dov'è? Poco fa l'ho vista. E non ti sento, Michele. Dico, Gabriella c'è perché si è connessa E praticamente, infatti quindi. l'ho vista. Devo dire che mi ha aiutata. L'immagine di lei, col bambino in braccio e di lei che, insomma, con grande fatica e con grande gioia la scorsa volta, insomma, ha portato il suo pensiero. E questo per me è stato rassicurante. È stato rassicurante perché in qualche modo ho sentito, ecco, la gioia, la vita. Quindi rappresentata proprio dall'energia del bambino e poi l'accoglienza di tutti voi. Quindi ecco, l'ho vissuta con questa di Gabriella e poi dell'asino, che è l'argomento insomma dell'altra volta, anche questo mi è stato molto, molto d'aiuto. Quindi spero che vada bene, spero di poter rispondere soprattutto alle vostre domande, mi auguro che ce ne saranno. Grazie Maria. Adesso un po' una presentazione un po' più professionale di Maria. Ecco, Maria, questa sera io l'ho invitata innanzitutto come psicologa e psicoterapeuta, proprio per aiutarci con quello che sarà il suo intervento a comprendere quanto, ecco, anche le scienze umane ci possono veramente aiutare ad esplorare fino in fondo quella che è poi la ricchezza della parola. Per cui questa sera cercheremo di fare un po' questo lavoro in tandem, partendo da quelle che sono le cose ovviamente che Maria ci dirà. Maria si occupa anche di gruppi di aiuto in qualche modo, quindi lavora molto in gruppo, da quello che ho visto con le drammatizzazioni, ma poi sarà lei che un po' ci spiega meglio anche tutto quello che è il lavoro che lei fa. Ma la cosa che diventa essenziale è partire da questo principio, anche per togliere un po' l'ansia quando, ecco, si partecipa a passi di parola per le cose che si dicono. L'arma principale di passi di parola è quella di eliminare il perfezionismo. Primo per due motivi. Primo perché i perfezionisti sono persone estremamente noiose che non aiutano neanche, ecco, a vivere tranquillamente.
secondo perché creano ansia, sono tre i motivi, e terzo perché non li inviterei a passi di parola. Quindi fondamentalmente la cosa che diventa essenziale è essenzialmente vivere con semplicità e naturalezza quello che facciamo. Viviamo soprattutto la dimensione familiare. Poi ci sono altri ambiti, magari più accademici, che in qualche modo ci costringono ad essere un po' più azzimati, come si suol dire. Ecco, a passi di parola cerchiamo di viverlo, ecco, con semplicità, che non significa improvvisazione, ma significa, ecco, la capacità di poter dare con naturalezza e semplicità quello che in quel momento, ecco, sentiamo dentro. Quindi questo per tranquillizzarti anche nel vivere un ambiente che conosci poco, ma per dirti anche qual è lo stile con cui cerchiamo di vivere i nostri incontri. E vi dicevo il grazie ai diversi, sono veramente diversi stasera, ecco, che vedo, ecco, connessi, vedo anche dei colleghi che si stanno connettendo anche da diverse parti anche della Sicilia. Anche questo è molto bello ed è una delle possibilità che questo strumento ci dà. E può essere anche un modo per iniziare, ecco, veramente ad esplorare tutto il possibile che questa situazione che noi stiamo vivendo ci sta mettendo di fronte. Mi colpiva un'analisi durante questa settimana di alcuni sociologi che in qualche modo notavano cosa succede dopo grandi periodi di crisi nell'umanità. E loro notavano cosa era successo, per esempio, dopo la Seconda Guerra Mondiale o dopo altre grandi catastrofi. Può sembrare strano, ma quello che si è generato è sempre una enorme gioia e creatività nel portare avanti quella che è la vita. Perché la semplice sensazione di averla scampata ti porta inevitabilmente a rituffarti nella vita con quella che è una creatività ancora più piena. Questo semplicemente non per dire, ecco, come leggiamo un po' dappertutto, andrà tutto bene, perché quello è veramente quanto di più stupido si possa scrivere, ma per sapere fino in fondo che alla fine anche questo periodo ci può insegnare delle cose talmente importanti, anche per quella che è poi la vita ecclesiale, per poter uscire da un torpore nel quale vivevamo e che ci può far dire che il problema non è ritornare a come eravamo prima, ma capire tutti i limiti che avevamo prima per cercare in qualche modo di correggerli. Ecco, il tempo che stiamo vivendo sarà un tempo prezioso se riusciamo veramente fino in fondo a comprendere questo passaggio. Bene, adesso io inizio a condividere lo schermo, quindi mi vedrete soltanto in piccolo, vediamo se riusciamo a condividerlo con semplicità e tranquillamente, perché poco fa è saltato, vediamo un po' se riusciamo. Sembrerebbe sì. Bene. Non so se voi vedete. Se qualcuno mi dà il feedback, vedete? Sì. Benissimo. Sì, vedo. Benissimo. Quindi, sesto anno in compagnia di Luca, per chi si connette per la prima volta, e sono già 6 anni che abbiamo iniziato la lettura del Vangelo di Luca, dopo aver completata quella di Marco in 3 anni. E a passi di parola si incontrano, ecco, anche passaggi diversi. Quindi ogni ultimo venerdì del mese noi viviamo appunto questo itinerario che è proprio i passi alla meta. L'itinerario nasce in un momento in cui di Covid se ne sentiva parlare, ma come qualcosa di estremamente lontano. Era in Cina e quindi non immaginavamo che potesse arrivare anche da noi stoltamente, no? E capite che questo dato era più che altro collegato a quella che è la paura che come società stiamo vivendo, soprattutto nei confronti dei diversi da noi, no? Sia per colore della pelle che per nazionalità. E quindi i passi e la meta voleva essere proprio il rimettersi sulla strada, perché solo camminando e incontrando l'altro tu puoi passare dalla paura a quello che è veramente l'incontro. C'è una metafora un po' dietro questo aspetto, che è la metafora del cammino nella steppa tibetana. È una storia tibetana molto semplice, in cui si narra di un camminante nella steppa che improvvisamente vede comparire in lontananza una piccolissima sagoma e si comincia a preoccupare. Dice, se è una belva, come farò? Man mano che la sagoma si avvicina, comincia a identificarla come un essere umano. Ma anche lì la paura cresce, perché se incontro un brigante mi lascerà qui malcapitato e mi ruberà tutto. Andando verso l'altro, si avvicina al punto tale da non avere il coraggio di alzare lo sguardo, ma finalmente, quando alza lo sguardo, incontra suo fratello che non vedeva da tantissimi anni. Capite che molte volte le nostre paure si ingigantiscono dentro di noi e ci bloccano, non ci fanno camminare. Spesso per continuare a camminare non dobbiamo avere alternative, come l'uomo della steppa, ecco perché la saggezza tibetana lo mette nella steppa, perché se ti fermi nella steppa non hai scampo in ogni caso, perché sei visibile, non ti puoi nascondere. E quindi ecco il senso con cui lanciavamo e abbiamo lanciato questo incontro è proprio questo. Bene.
Per chi si connette per la prima volta, sappiate che siete sono in debito con voi di quella che è la spilla di passi di parola che noi regaliamo a chi, ecco, per la prima volta partecipa quest'anno all'incontro di passi di parola. Quindi mi auguro di potervi incontrare finalmente di presenza e di poter assolvere a questo compito. Il senso del dono è molto semplice, è il comprendere fino in fondo che l'ascolto è un dono che ci viene fatto. In questo momento noi non stiamo dedicando o regalando il nostro tempo a Dio, gli stiamo permettendo di potercelo regalare. Cambia completamente. E per capire questo vi invito semplicemente a guardare cosa succede con quelli che sono gli orifizi di comunicazione che noi, per esempio, abbiamo sul nostro volto, quelli che adesso non vediamo più in qualche modo perché sono nascosti dalla mascherina, no? Sono tutti orifizi che noi possiamo in qualche modo chiudere. L'unico che non possiamo chiudere come orifizio è quello delle orecchie. Per dire che sin dal grembo materno l'ascolto è determinante, è fondamentale. Ci sono degli studi di medicina prenatale che sono straordinari e che addirittura ormai, grazie anche a quella che è la collaborazione con le neuroscienze, mettono in evidenza come il bambino nel grembo della mamma manifesta fastidio appena sente la voce del papà, perché la sente estranea rispetto a quella che è la matrice da cui lui prende vita e con cui è in qualche modo è un tutt'uno. Quindi capite come la voce, da quando noi, la fase dell'udito matura, è determinante un po' per quello che è appunto il nostro cammino. Ecco, l'ascolto in qualche modo ha la stessa identica cosa. Pensate alla bocca, noi abbiamo messo davanti due cancelli, che sono le labbra e i denti, mentre le orecchie sono completamente libere, proprio per dire che siamo costruiti per l'ascolto, ed è l'ascolto che ci tiene in vita, anche nei primi mesi di vita. Un neonato che venga nutrito e accudito benissimo, se non ascolta mai una parola, nell'arco dei primi 3-4 mesi muore, non riesce a sopravvivere, come hanno dimostrato purtroppo i nazisti nei campi di concentramento e prima di loro, Federico II, con questi esperimenti folli, per scoprire quale fosse la lingua originaria. Bene, il senso del ricordo, prima della nostra sigla, sulla parola paura questa sera, ovviamente non poteva essere un'altra, e lanciamo questa parola con il moschettone, che è quello che dovrei consegnare a Maria questa sera, per dire che alla fine la cordata che noi viviamo nel vivere appunto questi momenti, che sono gli incontri a passi di parola, ci tiene uniti in qualche modo in quella che è la finalità principale, che è quella di esplorare, di cercare, di metterci in cammino insieme. E quando tu sei incordata, i moschettoni sono fondamentali perché ti permettono di comprendere fino in fondo che la tua sopravvivenza è legata al tuo legame con l'altro. Dice John Lennon, ci sono due forze motrici fondamentali, la paura e l'amore. Quando abbiamo paura, ci ritraiamo indietro dalla vita. Quando siamo innamorati, ci apriamo a tutto ciò che la vita ha da offrire con passione, entusiasmo e accettazione. Basterebbe fare una sorta di analisi personale per comprendere, quando viviamo anche momenti come questi, se c'è passione, se c'è entusiasmo, se c'è accettazione o se c'è semplicemente il subirlo. Chiaramente a passi di parola, se uno lo subisce, può non collegarsi, non venire tranquillamente, non è quello il dato, no? Però se noi riusciamo a vivere tutto questo con passione, entusiasmo e accettazione, riusciamo a comprendere come la differenza tra questi due aspetti è proprio fondamentale in tantissimi altri passaggi della nostra vita. E a questo punto, come per ogni incontro, la parola in note a Vivaldi che lancia questo nostro incontro. Il titolo di questa sera, l'abbiamo visto, è Guardiamo in faccia la paura.
E questo primo accenno alla resilienza, che poi, ecco, Maria, ecco, uscirà, riuscirà a farci comprendere bene fino in fondo. Vediamo Papa Francesco come ci permette di fare, ecco, di entrare in questo aspetto. Questo per chiarire a chi è qui per la prima volta. Voi ogni volta troverete a passi di parola un appuntamento fisso con quello che è, ecco, il magistero di Papa Francesco. Non perché io sia affetto da papolatria, chi mi conosce sa benissimo, anzi, quanto sia distante dall'idolatrare i papi, per due motivi. Primo, perché so che in effetti il loro potere di cambiamento è molto limitato. Secondo, perché in effetti idolatrare qualcuno serve ben poco, se non, ecco, a distruggerne quella che è la vera immagine. Allora, perché Papa Francesco è sempre presente? Per due motivi. Primo, perché per me sta rappresentando una fonte costante di ispirazione e di rilancio, per cui è in ogni caso un elemento di profonda gratitudine in un paesaggio, in un panorama spesso desertico. Secondo, perché fondamentalmente sta rimettendo al centro quelli che sono i gesti e la semplicità dei gesti evangelici, di cui ciascuno di noi ha bisogno di comprendere anche quella che è la valenza, no? Alla fine non è la pomposità o la prosopopea, ecco, dal volto in qualche modo altisonante, ma è proprio la semplicità dei gesti quella che riesce a comunicare la forza vitale del Vangelo. E quindi Papa Francesco noi lo incontriamo proprio per questo motivo, e non è un caso che ogni volta si riesca a trovare un aggancio in quello che lui dice o fa con quello che è il tema che affrontiamo. Per cui lo ascoltiamo e poi così passeremo la parola a Maria. Spera, sempre spera. Non arrenderti alla notte. Ricorda che il primo nemico da sottomettere non è fuori di te, è dentro. Direttamente in seconda persona Francesco si rivolge come un padre a chi lo ascolta, invitandolo a non lasciarsi sopraffare dai pensieri amari, oscuri, quelli che vogliono distoglierci dall'opera creatrice di Dio che ci porta a Cristo, termine del cammino di un cristiano, un cammino che non si conclude con un naufragio. In noi palpita un seme di assoluto. Dio non delude. La parola d'ordine è rialzarsi, mettersi in cammino, compiere opere di bene, opere di pace, guardando al prossimo con gli occhi di Gesù. Ama le persone. Amali ad uno. Rispetta il cammino di tutti, perché ognuno ha la sua storia da raccontare. La speranza è dunque luce per il futuro, è un confidare in Cristo in tutto e per tutto. Ricordati che Gesù ha vinto per noi la paura. Lui ha vinto la paura. Lui, aggiunge Francesco, vive nel cristiano e compie opere di vita eterna. È un amico pronto ad aiutare ognuno di noi. Il Figlio di Dio è venuto non per i sani, ma per i malati. Quindi è venuto anche per te. E se sbaglierai ancora in futuro, non temere, rialzati. Sai perché? Perché Dio è il tuo amico. Dio è il tuo amico. Infine, l'invito ai giovani e meno giovani. Vivi, ama, sogna, credi e con la grazia di Dio non disperare mai. Quindi io adesso passo la parola a Maria. E introduciamo quello che è l'intervento di Maria con il video che già vi ho mandato, ma che è bello guardare adesso tutti insieme. Qualcosa c'è che ti fa paura e rende incerto il tuo volo. Sarà l'idea che il tempo si consuma e all'improvviso sei solo. Come un attore hai scelto il ruolo di chi è sicuro di sé, ma sai benissimo che la tua arte è nella parte fragile di te.
cerca angoli di cielo, fantastiche visioni per dare nuova luce ai tuoi occhi, lasciando entrare tutte le emozioni. Prego Maria, a te la parola. Quindi saluto di nuovo tutti. Volevo partire intanto dai mille pensieri che mi sono venuti in mente questa settimana per organizzare, insomma, il mio intervento. E devo dire che ho pensato tantissime cose perché l'argomento è veramente vastissimo, per cui ho fatto fatica a focalizzarmi, no? Su qualcosa. E alla fine ho pensato di portare questo video e di realizzarlo un po' mettendo delle foto rispetto a quello che è il mio lavoro, perché oltre ad essere psicoterapeuta e faccio psicoterapia individuale, io sono una... Mi sono diplomata come psicoterapeuta alla COIRAG, che è una scuola di specializzazione di gruppo, quindi un'esperta di gruppi. E nello specifico ho fatto una formazione come psicodrammatista. Infatti quelle sono delle foto proprio dove io... Ci sono spesso le sedie vuote in cerchio, perché in realtà una cosa che mi piace tanto è prepararmi all'incontro e preparare le sedie proprio per riuscire a sentire le mie emozioni, perché parto sempre dalle emozioni, no? E anche questa sera volevo portarvi ancora una volta la mia emozione e che cosa ha significato per me intanto vivere questo periodo insieme a tutti. Di solito come psicoterapeuti ci troviamo, no, ad affrontare le emozioni dei pazienti o dei partecipanti al gruppo e non sempre noi abbiamo vissuto queste emozioni. Questa volta però sta accadendo qualcosa di molto particolare. La pandemia, il coronavirus ci sta, è arrivato a casa di tutti noi, è arrivato dentro tutti noi, quindi è un qualcosa che ci sta accomunando tutti, quindi in qualche modo è come se ci capissimo un po' di più. E quindi volevo partire da ciò che dalle mie paure, con una considerazione, una cosa che mi è successa ieri sera e che vi volevo raccontare, che è particolare secondo me. Ero al supermercato con i miei figli e a un certo punto, praticamente mentre stavo prendendo delle cose, mi sento qualcuno che mi tappa gli occhi, come si faceva una volta. La mia reazione è stata... Mi sono bloccata e ho detto: chiunque tu sia, non mi toccare, per favore. Questo mi ha fatto un po' impressione, perché ovviamente non è una cosa che fa parte di me, no? Quindi poi i miei figli mi hanno rimproverata: mamma, sei stata maleducata. E io dico: Jamie, perché questo poi è il tema, no? È vero, forse ho reagito d'impatto e forse il mio tono non è stato granché, ma in realtà io credo che avere paura sia giusto in questo momento. Credo che la paura è il mio desiderio di non essere toccata ed avere anche paura del contatto, che è una delle cose più belle che possono esistere. Credo che sia salvifico. Ecco cosa accade. Quindi ho spiegato loro, tra l'altro poi gli ho detto che l'avrei richiamata quella persona, poi l'ho richiamata, ci siamo fatti una grandissima chiacchierata, un po' come dire: ok, non ci possiamo toccare fisicamente, però tocchiamoci con le parole, tocchiamoci con i dialoghi, raccontiamoci quello che stiamo vivendo in qualche modo. E quindi volevo iniziare con questo per dire come questa paura ci sta attraversando tutti. Stiamo tutti, la nostra società in questo momento sta vivendo un vero e proprio trauma. È proprio un trauma. E quindi noi dobbiamo tenerne conto, non possiamo far finta che non esiste. E l'emozione più forte, quella più difficile tra l'altro da gestire, ma da sempre è stato così, la paura è difficile da gestire, ma la paura è una di quelle emozioni primarie e fondamentali. Perché è fondamentale? Perché se ci pensiamo e se noi andiamo a ricostruire l'evoluzione, no? Noi esistiamo perché in realtà c'è chi ha avuto paura. In che senso? Se pensiamo per esempio agli uomini delle caverne, no? In realtà gli uomini delle caverne
dovevano avere, chi è sopravvissuto, chi ha avuto paura, ma non chi ha avuto quella paura che è diventata angoscia ed è diventata bloccante, perché chi la paura la viveva come bloccante è rimasto dentro la caverna senza cibo e quindi è morto di fame. Chi invece era sicuro di sé, senza pensare a niente, cosa ha fatto? È uscito dalla caverna andando in pasto a quelli che erano gli animali feroci, perché non ha considerato nulla. Chi invece ha tenuto conto della paura e l'ha trasformata in prudenza, che è quella che dobbiamo avere noi oggi, è riuscito a salvarsi perché ha tenuto conto di una serie di considerazioni, considerazioni che diventavano protettive. La luce in quel caso, quindi esco quando c'è, mi rendo conto che non ci sono gli animali, quindi ho fatto un'analisi con un'osservazione di quello che gli stava succedendo attorno, ha fatto un'analisi delle proprie possibilità e in base a quello è riuscito a poco a poco a conquistare l'esterno, no? E quindi a salvarsi. Ecco a cosa serve la paura. La paura è un alert. Ti dice, guarda, c'è qualcosa che non va, stai attento, tieni in considerazione la tua paura, non fare finta che non esiste. E quindi cullala. Mi piace il termine di cullare la paura, perché io la prendo, me la guardo, me la cullo e dico, e adesso cosa me ne faccio di te? Ti trasformo. Ti trasformo in che modo? Ti trasformo in energia. Ti trasformo nella possibilità di capire in questo momento cosa posso fare e cosa non posso fare. Ti trasformo nel fatto che in questo momento mi rendo conto che ho la necessità di incontrare l'altro. Per esempio, no? Un altro aspetto della natura, che, della paura che mi veniva in mente è il bambino che ha paura. Il bambino che ha paura cosa fa? Va dalla mamma, va dal papà e si fa abbracciare. Accade quando si ha paura, si cerca l'altro. Quando si diventa più adulti, questo elemento fortunatamente rimane, che è quello del desiderio di incontrare l'altro che in qualche modo mi può aiutare a capire cosa posso fare. Ma quando si è adulti accade anche un'altra cosa. Mi guardo dentro, scusate, devo bere. Non so se vi accorgete che la mia voce già è un po' così. Però Michele ha detto una cosa importante prima, che i perfetti non li invita, quindi avete capito che perfetta non sono, per cui mi permetto anche di bloccarmi, poi riprendermi e stare con voi in questo modo. Allora, stavo dicendo, no? Quindi questa cosa dell'abbraccio in questo momento non ci è permessa. Non ci è permessa. È una cosa purtroppo alla quale dobbiamo rinunciare. E allora come facciamo? Diventiamo creativi. E come facciamo a diventare creativi? E allora abbiamo imparato a abbracciarci con gli occhi, ma soprattutto in questo luogo, e io ringrazio sempre, insomma, tutti quelli che hanno la possibilità di trovare qualcuno che li faccia incontrare, perché questi incontri sono un dono, questi incontri sono gli abbracci che non possiamo avere, perché se prima ci facevamo abbracciare da qualcuno perché ho paura, abbracciami, in questo momento dobbiamo farci abbracciare dalla collettività, dai gruppi di incontro, dai gruppi di parola, dai gruppi che possono permettere di dare parola alla paura. Il titolo, per esempio, che hai scelto, e devo dire che l'ho trovato straordinario, Michele, era il dolore si piange, la paura si urla, e la rabbia si urla e la paura. E allora lì mi sono venuti in mente i miei incontri di psicodramma. Come avete visto, insomma, facendo tanti gruppi, forse devo fare un passo indietro, vi devo spiegare un attimo cos'è lo psicodramma.
Psicodramma, drammatizzazione della psiche, o c'è. Piuttosto che utilizzare solo il verbale per dire ciò che ci accade o nel raccontare sogni o nel raccontare fatti, eccetera, lo si mette in scena. Quindi praticamente c'è il conduttore che in questo caso, insomma, nei miei gruppi sono io, faccio raccontare per esempio un sogno e chiedo al soggetto che ha raccontato il sogno di diventare regista del proprio sogno e quindi grazie all'aiuto degli altri partecipanti questo viene messo in scena. Oppure semplicemente quando per esempio lavoro tantissimo sulle emozioni, allora chiedo ai partecipanti, no? Dico, adesso mettete in scena l'emozione della gioia. E quindi lì si sentono un sacco di rumori, tutti che ridono, quindi la risata, le emozioni. Poi dico, adesso mettete in scena la rabbia, tutti, quindi tutti questi rumori così. Quindi man mano si mettono in scena. Quando chiedo, adesso mettete in scena la paura, c'è silenzio, cioè... Ecco, questa è la paura. E allora la paura non ha parola. La paura è una... Mi tiro indietro, mi fermo e che faccio? Sto zitta. Questo da una parte è un bene, se dura poco, perché mi permette di tirarmi indietro che già ha molto a che fare col pericolo, no? Sento che c'è un pericolo. Mi proteggo mettendomi le mani avanti e tirandomi indietro, faccio un sospiro e mi chiedo di cosa ho paura. Se non me lo so dire, rimango in silenzio. E poi cosa accade? Accade che la paura non detta, la paura non verbalizzata, non raccontata, si aggrappa al cuore e rimane dentro. E quindi in qualche modo poi ci blocca e nei casi più estremi può diventare anche ansia, attacco di panico, quindi blocco totale. E allora che ci possano essere quegli incontri di presenza o virtuali, in questo caso che non sono per niente virtuali, semplicemente ci vediamo attraverso uno schermo, ma io li sento molto molto reali. Allora questo ci dà la possibilità di dare parola alla paura e dire, ma io di cosa ho paura? Per esempio, Michele, bloccami quando senti che... Tranquilla, vai avanti senza problemi, non ti preoccupare. Ok. Per esempio, no? In questo momento, poi mi piacerebbe sentire anche le vostre paure, io pensavo alle mie, sempre riferite a questo periodo e pensavo che sono un sacco. Prima vi ho raccontato la paura del contatto che mi sembra anche prudente, no? Perché è diventato prudenza, perché metto la mascherina, non incontro nessuno, tantissime terapie le sto facendo online, tutta una serie di accorgimenti e poi ne ho tante altre. Ho paura per mio figlio che va a scuola in terza media, no? E quindi sento la necessità che mio figlio possa continuare a fare la scuola in presenza perché questo mi dà la possibilità di sapere che la socializzazione ancora in qualche modo è possibile, soprattutto in un luogo protetto. Ma chiaramente quel pizzico di paura c'è sempre, no? Perché non lo sto tenendo isolato. E quindi ecco che è più preoccupazione. Poi... ho la paura per mio figlio che è al secondo superiore, che sta facendo la didattica a distanza, che si sta proteggendo dal punto di vista fisico, perché non incontra nessuno, non vede nessuno, non c'è nessun pericolo. Ma sono preoccupatissima perché sta sempre a casa e quindi mi sta preoccupando l'aspetto psichico. Perché dico, oddio, non si incontra con nessuno, non vede nessuno, non possono fare sport, non possono fare niente. Quindi ecco che facciamo fatica, io faccio fatica, cos'è meglio, cos'è più giusto. E allora lì mi fermo e dico, ok, respira e sappi che ci sono delle creatività, dei modi per proteggersi dal virus,
e dei modi per proteggersi da quelle che sono le possibili ricadute dal punto di vista psichico, e quindi tutto quello che poi ci serve. E questa era un po' una prima parte. Volevo però dire, a proposito del fatto di essere psicodrammatista, di una cosa che mi hai un po' fatto pensare tu sulla creatività e sul fatto che una società ha la possibilità di uscire dalle crisi migliorandosi, ma bisogna crederci ovviamente, bisogna organizzarsi. Effettivamente, è proprio dopo la Seconda Guerra Mondiale sono nati i gruppi e soprattutto è nato lo psicodramma. Perché? Perché a un certo punto il trauma della guerra appunto era diventato un trauma collettivo, e oggi siamo in una specie di guerra. Lo siamo, purtroppo, è diversa, si può affrontare in maniera diversa, sicuramente non è quella, ma comunque la stiamo vivendo in una maniera inficiante, direi, in una maniera proprio che ci dà, che sta mettendo fuori tutte le nostre fragilità, ecco, come è accaduto allora. Cosa è successo? Fulks, a un certo punto, che è l'ideatore dei gruppi, ha detto: ma io non ce la faccio più a seguire tutte queste persone che hanno bisogno, sono troppi, e sento, quando parlo con quelli che stanno vivendo la guerra e tutte le tragedie della guerra, sentono che hanno bisogno di parlare, c'è anche soltanto di parlare, magari non bisogna fare chissà quale lavoro, ma già offrirgli uno spazio dove poter portare fuori tutte le loro fragilità, tutte le loro rabbie, tutte le loro paure, questo gli è utile. Cioè, non ce la faccio con i tempi. E allora decise, dentro quell'ospedale, di dire: ok, allora facciamo una cosa, ne metto 10 insieme, e quindi quell'ora di tempo, piuttosto che dare spazio a una persona, do spazio a 10 persone. E lì scoprì i gruppi. La meraviglia dei gruppi, la meraviglia dell'incontro, la meraviglia dello scambio. E da lì poi tutte le teorizzazioni su questo. E la stessa cosa accadde con lo psicodramma, perché c'era qualcuno che, mentre parlava della guerra, diceva: glielo faccio vedere cosa ho subito, cosa ho visto. E quindi cominciò, e da lì si capì, e da lì cominciano tutte le teorizzazioni. Ecco la creatività. Ecco l'evoluzione, ecco come nascono le cose nuove. E questo mi portava a ciò che sta accadendo oggi, al fatto che ci stiamo attrezzando. I gruppi già esistono, lo psicodramma già esiste, esistono tanti tipi di incontri, tutto quello lo abbiamo assodato, ma stiamo scoprendo, per necessità, un modo nuovo di incontrarci, che è questo, che non è il migliore. Assolutamente, però è buono, è utile, è efficace. E allora questo ci deve servire: diventare creativi e capire cosa ci è permesso fare, cosa ci può fare bene, e poi cosa abbiamo dentro, cosa possiamo donare, cosa possiamo fare per l'altro, incontrarci. Volevo intanto questo, e poi se ci sono delle domande forse mi aiutate anche un po'. Se qualcuno vuole già fare qualche domanda a Maria, penso sia il caso di sfruttare l'occasione fino in fondo, così diventa anche dialogato e si ha la possibilità di permettere anche a lei di scendere magari più in profondità nelle cose che sono più in qualche modo interessate, va bene? Prego, qualcuno, dovete attivare il microfono, mi raccomando, per porre la domanda. Io te ne faccio una, visto che tu hai parlato di questo metodo di collegamento come uno strumento efficace, buono. Ti volevo chiedere, secondo te, c'è la possibilità che utilizzando questo strumento nasca quasi una sorta di fuga da quello che poi anche è l'incontro fisico in qualche modo, no? L'incontro in presenza? E tu pensi che poter utilizzare, per esempio, le due modalità anche nel futuro, no? Quella che è la modalità dell'online con quella che è la modalità, come si definisce oggi, on life, cioè
vivere l'incontro in presenza e contemporaneamente permettere a chi magari non può essere lì presente la possibilità di connettersi. Tu pensi che tutto questo possa favorire una maggiore condivisione oppure pensi che invece in qualche modo possa essere qualcosa che può distanziare e alla fine creare quella sorta di comodità che non mi fa uscire, non mi fa abbandonare il divano? Ma sempre nella meraviglia di questo strumento, mi capita spesso di, in questo, soprattutto in quest'ultimo periodo, di ricevere tante chiamate e mi dicono: Mari, ma quando passerà tutto questo che ho bisogno dei gruppi, della presenza? È diverso, certo, è per fortuna che abbiamo questo, ma non può toglierci mai quella gioia di poterci vedere in presenza. Non è possibile. Per esempio, uno nelle foto che ho messo, nel video che ho mandato, ci sono tutti questi abbracci. Mi chiamano la dottoressa degli abbracci perché quando faccio i gruppi c'è una regola tra le tante nel mio. Faccio camminare le persone, faccio anche spesso ad occhi chiusi, faccio sentire le energie, che noi, e qui non le possiamo sentire del tutto le energie, non possiamo, è diversa l'energia, perché quando si sta nello stesso luogo noi emaniamo dei suoni, emaniamo dei calori, e allora quei calori camminando, quei suoni camminando, quei suoni silenziosi e si diffondono nell'aria, e allora poi le persone si scelgono, allora dico sceglietevi in due e li faccio abbracciare col tempo contato, minimo 60 secondi, ma spesso lo faccio anche di 2 minuti perché mi accorgo che non si vogliono staccare, e allora quell'abbraccio non ce lo può dare uno strumento così. È un'altra cosa. L'abbraccio che poi, perché lo faccio fare? Perché quell'abbraccio è stato anche studiato scientificamente. Già 60 secondi di abbraccio producono nella persona ossitocina, e l'ossitocina è l'ormone della felicità. Dobbiamo ricordarci che l'ossitocina è quell'ormone che la mamma, quando sta per dare alla luce il figlio, produce in una maniera, cioè, elevatissima. Perché? Perché l'ormone del dolore ti aiuta a sentire meno il dolore. E viene chiamato l'ormone della felicità perché in realtà dà questa possibilità. Com'è che una mamma, dopo aver partorito con tutto quel dolore, ha quel sorriso meraviglioso? Io ricordo ancora i miei, cioè non me lo ricordavo più. Certo, la gioia del bambino, tutta l'emozione, ma ci aiuta anche l'ossitocina. E gli abbracci producono ossitocina, e allora purtroppo questo non lo possiamo avere del tutto attraverso questo strumento, e questo lo sanno, per cui la maggior parte delle, molti chiedono e desiderano, e questa è la resilienza. Il mio video è ok, ci siamo, sono felice di essere con voi, se non ci fosse stato questo problema forse non vi avrei mai incontrati, perché Nicosia è lontano da qui. Ma in realtà il mio desiderio di tornare ai miei gruppi e il desiderio di tutti quelli che partecipavano sempre non sminuisce, anzi aumenta, è fondamentale. Bene, grazie Maria. Mi fa piacere sentirti usare in maniera differenziata le due parole bisogno e desiderio, no? Perché sì, penso che realmente riuscire ad entrare dentro anche questa definizione è fondamentale anche per quanto riguarda, per esempio, il rapporto di noi cristiani con la parola, per esempio, no? Come, ecco, in questo momento stiamo cercando di vivere, anche se apparentemente la parola sembrerebbe distante, no? In realtà, ecco, noi molte volte viviamo la logica del bisogno, cioè devo fare qualcosa, e il bisogno è qualcosa che mi spinge a soddisfarlo in quel momento e in qualche modo finisce nel momento in cui quella soddisfazione è ottenuta, no? In realtà il desiderio è qualcosa di talmente profondo che proprio mentre tu lo stai soddisfacendo ti lascia la voglia di continuare ad andare oltre. Ecco, io penso che riuscire a vivere questo periodo, ritornando fino in fondo a scoprire qual è la differenza tra bisogno e desiderio, è determinante. Perché anche il vivere il desiderio di potersi rincontrare fisicamente è
una medicina fondamentale per riuscire a passare questo periodo con perseveranza, no? Pensavo un po', dicendo le cose che un po' in qualche modo tu accennavi, no? Come alla fine, in questo momento, la necessità della perseveranza. E la cosa straordinaria della perseveranza è che deriva da una parola greca, ipostomene, cioè restare sotto e resistere, come quando ti mettono sott'acqua, no? E tu resisti per poter assaporare fino in fondo il desiderio dell'aria, che è quello che ti tiene in vita. Ecco, penso che sia bello un po' questo aspetto, no? Perché in effetti sì, posso avere bisogno di rincontrare l'altro, ma nel bisogno forse l'altro lo sto utilizzando, no? In qualche modo per soddisfare un'esigenza sacrosanta anche, no? Il desiderio invece è qualcosa che mi spinge, un po' come ci diceva anche il Papa all'inizio, no? Ad incontrare l'altro come un mistero, cioè come qualcosa che ogni volta mi può mettere nella capacità di andare oltre, di affiancarmi a lui non conoscendolo mai pienamente, no? Ecco, penso che forse nello psicodramma, io non l'ho mai fatto, ma presumo che uno dei meccanismi fondamentali sia anche questo, no? Dimmi tu. È questo. Sì, sì, è proprio questo, il desiderio. E pensavo che c'è anche un altro aspetto, no? Un altro aspetto per quanto mi riguarda fondamentale che mi fa desiderare sempre di più, oltre che sentire il bisogno. Hai detto bene, io sento tutte e due le cose in maniera fortissima. E chiaramente però gli incontri non sono sempre possibili. Perché, per esempio, questo gruppo si incontra una volta a settimana e tutto il resto... Dico, come cioè, è fondamentale anche comprendere come essere resilienti, come riuscire anche quando si è da soli a cullare questa paura e diventare creativi e continuare a progettare. La cosa più terribile che sta accadendo, e mi rendo conto qui, soprattutto allo studio questo, è come la gente dice, ma che devo pensare? Ma che devo progettare? No, dottoressa, non me la sento, sono fermo, non faccio niente, ho dormito tutto il giorno. Perché quello che ci sta togliendo in questo momento è la... c'è un'altra cosa fondamentale, la paura del futuro. Cosa ci accadrà? Ma finirà? Oddio, e se finirà, quando finirà saremo poverissimi? E chi morirà? E allora, già che la nostra società è una società che ha dato poca garanzia rispetto al futuro e questo ha danneggiato tantissimo soprattutto i giovani, no? Che se è il futuro, sì, vabbè. Quando in realtà... credere nel futuro credo che è la cosa più sana che possa esistere. E allora quando si è soli come si fa? Io credo in una possibilità di futuro, certo che c'è sempre stata, dipende da noi, ma dipende anche la possibilità che mi do di continuare a progettare, perché io credo in me, credo in quello che desidero, credo in quello che penso di saper fare. Quindi devo avere una memoria. Quello che mi deve aiutare sono le mie memorie e rispetto, ma io lo so chi sono, ma io so cosa so fare. Come diceva Hillman, no? James Hillman, io so per cosa sono nata, conosco il mio daimon, il mio demone. Hillman diceva che ognuno di noi deve conoscere il proprio daimon, deve sapere a un certo punto della vita perché è nato, e questo lo può fare soltanto se comincia a guardarsi dentro, se comincia a sentire intanto i propri desideri, perché se hai dei desideri significa che comunque dentro di te c'è qualcosa che ti muove verso, e allora devi scoprire cos'è, e ognuno di noi ce l'ha. Non è per tutti uguale, ma ognuno di noi, soprattutto in questo periodo, in questo momento, che abbiamo tanta possibilità di stare con noi stessi, lo dobbiamo sfruttare per sapere perché siamo venuti al mondo. Perché? E allora lo scopriamo e lo fertilizziamo, anzi lo innaffiamo in questo momento, lo custodiamo, lo culliamo e lo facciamo crescere ancora di più, in modo che quando saremo un po' più liberi avremo più possibilità di poterlo mettere in atto. Io dico, ma
cercare, che sai fare? Sai disegnare? Fai un sacco di disegni, che poi facciamo una mostra. Che sai fare? Sai scrivere? E mettiti a scrivere. Che sai fare? Io so cucinare, cucina, che ti faccio vedere che intanto diventi sempre più bravo. La prossima volta che avrai invitati saranno tutti felicissimi. Dico, ognuno di noi deve fare qualcosa. Bene, Maria, grazie. Io vorrei che se ci sono altri da fare domande, io ne avrei altre, però non voglio monopolizzare ovviamente la discussione. Per cui veramente approfittatene, perché Maria sta tirando fuori. Ne vorrei approfittare, infatti. Brava, vai. Intanto grazie per queste differenze di paure. Penso di aver capito che si tratta di paure, ci sono paure preventive e paure che paralizzano. E quindi dobbiamo non aver paura della paura preventiva, perché addirittura ci salva. E questo un po' ce la fa accettare, cioè ce la fa vedere amica. E quindi questa cosa di cullarla, coltivarla e annaffiarla mi piace molto, perché anziché negarla, anziché fuggirla, e visto che siamo in una situazione in cui ne abbiamo addirittura bisogno, qua c'è il bisogno, non abbiamo il desiderio della paura, ma bisogno della paura che ci salva. Quindi questa differenza è bene che si sottolinei, perché può servire a distinguere dentro di noi, e può servire anche a nominarla, infatti, perché secondo me più che mai si sta presentando il bisogno, la necessità anzi, di esprimere le emozioni, cioè di saperle definire, di saperle nominare. Quando le emozioni non hanno voce, non hanno parola, non hanno definizione e non hanno modo di essere tirate fuori, possibilmente possono diventare anche gesti o gesti violenti, oppure gesti di autolesionismo, oppure situazioni che ci bloccano, ecco. E quindi è importante questa differenza, mi è piaciuta molto questa distinzione, cioè di non vedere più la paura come nemica da sconfiggere, ma di vederla amica. Cioè, nel momento in cui tu ti salva, è una tua amica. E questo mi è piaciuto molto, davvero. Serve molto anche per diffonderlo, ecco, questo concetto. E per invogliarci, quando ce l'abbiamo, a prendercela e contemporaneamente a sconfiggerla con quello che possiamo avere dentro. Ecco, lavorare su quello che abbiamo dentro non è facile. Non è facile perché spesso ci sono dei vuoti che non abbiamo saputo riempire, magari. E adesso invece che c'è la necessità di tirar fuori qualche cosa dal pozzo, qualche ricchezza, qualche... Ecco, dobbiamo, se non, la, cioè non ce l'abbiamo, ce la dobbiamo costruire, ce la dobbiamo inventare. Cioè, ecco, dobbiamo pensarci. Anche diciamo, come un granaio che tu hai conservato per l'inverno e ti serve. Cioè cominciare a pensare che abbiamo bisogno di questa riserva, che giornalmente ci può servire, ma anche nei momenti di necessità. Una riserva di ricchezza dentro, da tirar fuori. Quindi ci sai fare tu. Mi è piaciuto questa cosa. Cosa sai fare? Sai lavorare ai ferri? Ecco, realizza un maglione. Sai disegnare, disegna, sai scrivere, scrivi, sai cantare, canta. Questo lo facciamo a scuola, lo facciamo con i ragazzi, però non insistiamo abbastanza. Perché poi quando sei ricca dentro, alla fine neanche ti passa il tempo a casa in maniera passiva. Addirittura te ne approfitti per fare quello che non puoi fare quando c'è la vita frenetica. Sì. Ecco, ti ringrazio per questo chiarimento del concetto di paura e della possibilità di viverci accanto e addirittura prenderla come risorsa quasi. Ma grazie intanto per quello che mi ha detto, ma mi sollecitava un'altra cosa che non vorrei che mi sfuggisse, l'aspetto di... Beh, noi stiamo vivendo in questo momento... i negazionisti, che a proposito di quello che diceva la signora, me l'ha fatto ricordare perché appunto la paura Rita, da quando... Rita. Rita, ok, Rita. Loro sono quelli che hanno più paura in assoluto, sappiatelo. Sono quelli che non sanno dar voce alla paura.
Sono quelli che, non riconoscendo e non volendo riconoscere di aver paura, la negano. Negano l'evidenza. Cosa accade? Il negazionismo è uno dei meccanismi di difesa anche più difficili, più tosti e più preoccupanti. Quando avviene, in termini psicopatologici, quando sono di fronte ad un trauma, spesso una violenza o un trauma, allora non posso accettare quel trauma, non posso accettare quello che sta succedendo, perché magari succede a lungo, e cosa faccio? Mi costruisco un'altra realtà, nego quella realtà e me ne costruisco tutta una mia, me la faccio tutta per i fatti miei, che purtroppo è quello che sta accadendo. Quello che sta accadendo è che si sta negando un'evidenza scientifica. Perché? Perché non ce la fanno a sopportare tutto questo, e allora lo devono negare per proteggersi, dicendo che non hanno paura, ma in realtà è il contrario. No, io, perché non esiste, perché dico ci sono i morti, no, non sono veri, ma guarda che è successo al vicino di casa, sì, ma si è salvato, no dai, non sono più tanto negazionista, però non è così pericoloso. Cioè, ecco, non riuscire ad accettare il pericolo, non solo in questo caso li mette in pericolo, ma questa è una delle situazioni in cui mettono in pericolo tutti gli altri. Quindi chi non sa padroneggiare, chi non sa riconoscere gli elementi paurosi di cui bisogna aver paura, poi alla fine si mette in pericolo e mette in pericolo tutti gli altri, ed è pericolosissimo questo. Quindi grazie Rita per avermi fatto pensare a questo. Volevo intervenire un attimo io. Pensavo ad una cosa, la paura che invece un po' rifletto, cioè che invece un po' vivo in questo periodo, che è quella, la paura dell'isolamento. Dell'isolamento nel senso di, bene, sto lavoro in smart working, non è il mio caso, però lavoro in smart working, quindi buono, in fondo è più comodo, non sono a casa, nel frattempo faccio anche altro, non mi devo preparare, non mi metto in mezzo al traffico, eccetera, eccetera. Secondo me la logica di riuscire a dire, bene, so disegnare, disegno, so cantare, canto, so cucinare, cucino, è una logica difficile, nel senso che secondo me è più facile... non mi confronto con nessuno, sto col mio cellulare e mi isolo da solo. Quindi sto da solo e non evito il confronto con gli altri. Secondo me tutto questo si sta un po' c'è, un po' anche troppo. Ed è sarà cioè la paura che io ho è quella di che sarà difficile uscire da questo isolamento e dal vedere in maniera positiva il non confronto, perché poi in fondo se non ti incontri con le altre persone non hai neanche nessuno che ti può dire qualcosa che non va di te, non ti può, stai lì, stai bene perché stai da solo, quindi hai sempre la convinzione di fare le cose giuste, di pensare bene, di fare bene. Quindi un po' la paura che ho c'è proprio questa che manchi il bisogno, manchi il desiderio, ma invece si accenda questo sto bene con me stesso. Grazie, insomma, delle riflessioni, volevo condividere solo questo. Va bene, però mi sento di dirti qualcosa in merito a questo. È un grande rischio, sono pienamente consapevole del fatto che ci si possa affezionare al fatto di stare con se stessi, però un po' come dicevo rispetto ai gruppi, no? Anche qui a un certo punto viene fuori il desiderio, viene fuori. Il fatto è che, ecco, non è che sai cucinare, cucini, sai pulire case, pulisce, eccetera, eccetera. È chiaro
che la nostra vita deve essere organizzata affinché possa esserci un equilibrio tra la possibilità e la bellezza di trovare il tempo per stare con se stessi, ma anche con la possibilità e la bellezza di poter stare con gli altri, perché è chiaro che noi cresciamo e noi cresciamo sempre per tutta la vita attraverso l'incontro con l'altro, attraverso gli sguardi. L'incontro con l'altro ci fa da specchio e quindi noi, grazie alla possibilità di avere più specchi, di specchiarci sempre di più, abbiamo la possibilità di crescere, di uscire un po' fuori da quello che può diventare la nostra nicchia. Visto che c'è il rischio, dobbiamo lavorare tanto affinché questo non accada. Ci vuole del tempo e me ne sono accorta, per esempio, quando c'è stata il primo lockdown, quello a marzo. A un certo punto liberi tutti, ma in realtà non è stato così. C'è voluto del tempo, no, non me la sento, no, ormai sono qua. Quindi in realtà c'è voluto del tempo per potersi riorganizzare e pensare di poter di nuovo stare con gli altri. Ma come si è visto, a un certo punto, faceva piacere di nuovo a tutti, si è tornati a stabilire quel senso di integrazione fra sto con gli altri, sto con me, ed è bene che tutto vada fatto in maniera organica. Poi si torna, ci vuole più tempo, ma si torna a desiderare l'incontro. Mi piace ritornare su questa parola desiderio, no? Perché ormai è un po' come frase fatta, diciamo, desidera, viene dalle stelle, no? È interessante nella genesi della parola capire perché proprio dalle stelle. Quando l'ho scoperta questa cosa mi ha veramente illuminato, no? In effetti questa è la parola che hanno coniato i militari romani alla fine di una battaglia, quando ancora la battaglia non era finita. I primi ritornavano al campo, si sdraiavano stanchi per la guerra e contenti naturalmente di averla scampata, però nasceva il desiderio di vedere tornare i compagni. E quando erano sdraiati guardando le stelle, si rivolgevano alle stelle chiedendo alle stelle che i compagni che ancora erano impegnati nella battaglia potessero tornare. Quindi il desiderio di fatti era il desiderio di poterli riabbracciare, di potersi rincontrare, no? Quindi capite come il desiderio in effetti ha nella radice della parola, che poi noi perdiamo spesso, no? Proprio questa fisicità, questa necessità di riappropriarti e di riabbracciare il commilitone che sapevi probabilmente non sarebbe mai tornato perché magari era morto in battaglia, no? Ecco, ritornare un po' a comprendere questo senso della parola penso sia importante, perché ci fa capire come il rischio vero che effettivamente corriamo è quello di imparare ad accarezzare bene i nostri tablet, i nostri cellulari, e scordarci che invece le carezze che effettivamente trasmettono qualcosa non sono quelle che noi facciamo ai nostri device, no? Agli strumenti che utilizziamo quotidianamente, ma sono le carezze in carne ed ossa, quelle che puoi regalare all'altro, perché sono quelle che fanno aumentare l'ossitocina. Posso io cliccare sullo schermo quanto voglia, nessuno di voi, l'ossitocina cresce in qualche modo, no? Ecco, penso che sia importante legarci proprio a questa necessità fisica in qualche modo, proprio perché anche nel online è questo desiderio di poter riabbracciare l'altro che alla fine fa diventare questo strumento uno strumento per il futuro potente anche, no? Certamente, come diceva Maria Rosa, se io cedo al mio individualismo dominante nella nostra società è inevitabile che questo aspetto, ecco, possa essere ovviamente deleterio nel futuro. Ma è in fondo quello che stiamo vivendo costantemente, no? Molte patologie degli adolescenti sono proprio legate a questa frenesia di collegamento costante, no? Questa incapacità poi di vivere la vita reale che ti porta a vivere sempre online, ma ti fa scordare completamente quella che è la possibilità di una vita reale, con delle vere e proprie patologie molto serie. Non sto qui a dirle, Maria le conosce meglio di me, ce le può spiegare molto meglio di me. Però ecco, quello che diventa importante è capire che noi viviamo questo aspetto. Non a caso la generazione di teenager di oggi viene detta la generazione no future. Molti gruppi giovanili hanno usato questo slogan per identificarsi, cioè noi non abbiamo futuro. Ora, se i ragazzi oggi usano nel loro gruppo questo slogan che dice noi non abbiamo futuro, il problema non è dei ragazzi, ma è di noi adulti, che gli abbiamo consegnato questa realtà. Ecco, penso che sia importante tenere un po' presente questo passaggio, perché
queste patologie si ripercuotono inevitabilmente su quelle che saranno le generazioni future, su chi domani in qualche modo avrà da portare avanti anche quelle che sono le attività umane per il bene comune, per la collettività. Ecco, per dire che insomma in ballo c'è molto di più di quello che in qualche modo noi possiamo anche pensare, anche, no? Prego Maria, vuoi dire qualcosa? Rispetto per esempio ai ragazzi, no? Vabbè, chiaramente, come hai detto tu, la responsabilità è tutta nostra, perché non facciamo altro che dire non c'è futuro, non c'è futuro, non c'è futuro, quando il futuro lo dobbiamo costruire noi, quindi c'è se noi lo costruiamo il futuro, è chiaro, e c'è. Ma la cosa che i ragazzi portano quando gli dici ma come stai a casa, sei collegato, esci, incontra gli amici, ma io li incontro gli amici, ma se stai sempre a casa com'è che incontri gli amici? Ma no, perché noi mentre giochiamo ci parliamo, ci videochiamiamo, cioè, quindi in realtà noi ci incontriamo, non parlo in questo periodo, naturalmente non mi riferisco a questo periodo, ma periodo in cui il coronavirus ancora non c'era. Contemporaneamente, fortunatamente, io ho anche lavorato molto nelle scuole, in una scuola media nello specifico, lì ho detto alla dirigente che voleva che io facesse lo sportello ascolto, ho detto no, se mi volete io faccio i gruppi, perché i ragazzi oggi hanno assolutamente la necessità di riuscire a capire come si interagisce, hanno la necessità non di stare in classe, che è quello che giustamente dovete fare voi professori ed è giusto così, ma se io devo fare la psicologa a scuola, dico quello di cui ha bisogno questa generazione, capire come si interagisce in presenza, perché non lo sanno fare più. E in quelle occasioni dei compagni si riferivano, me ne ricordo uno preciso, dice dottoressa, lui sta tutto il giorno a casa, dice che sta in compagnia, ma gioca e basta. Al che poi attraverso giochi psicodrammatici, eccetera, alla fine questo ragazzo si è messo a ballare con gli altri, ha detto quanto era bello, invece che ha cominciato ad uscire con i compagni, dicendo eppure diverso, sa che è diverso, mi sembrava che non ero solo, mi sembrava che ero in compagnia, ma in effetti non è la stessa cosa farsi un giro in piazzetta perché era un piccolo paese, piuttosto che stare a casa. Quindi noi abbiamo il dovere, fino a quando ce la facciamo, di acchiapparli e dire ecco, lo capite come si fa a stare insieme, lo capite che il futuro è soltanto, può esistere soltanto in questo modo? Lo capisci che guardare un albero non è la stessa cosa di guardare sempre il tuo joystick? Cioè, sono due cose diverse. E se li, tra virgolette, li costringi e chiedi l'aiuto, perché questo ragazzo c'era riuscito? C'era riuscito perché gli altri compagni hanno chiesto il mio aiuto per farlo uscire e ce l'hanno fatta. Quindi sempre attraverso il gruppo che si aiuta per prendere il singolo o i due e dire adesso basta stare a casa, ti sta piacendo, vedi che ti stai scordando cosa c'è fuori, andiamo. Ti ringrazio per tutto quello che ci hai detto, no? Come vedi, noi con Maria, intanto ho dimenticato di dirvi la cosa più importante quando l'ho presentata, che chiaramente io ho presentato Maria come professionista, ma è innanzitutto un'amica, per cui penso che sia la cosa fondamentale anche da sottolineare, per cui è probabile, proprio perché è un'amica, che insomma potremo incontrarci anche anni così in presenza, quindi ne approfitto proprio per invitarti. Magari potrebbe essere l'occasione, con passi di parola, di vivere anche un momento come psicodramma, perché potrebbe essere interessante legare la parola anche a questa tecnica proprio di relazione, in qualche modo, anche di conoscenza, no? E con Maria ci siamo interrogati durante la settimana, ma sdoppiamo, nel senso facciamo due incontri, e alla fine con Maria ci siamo detti, vabbè, vediamo come va il primo e poi casomai decidiamo, ecco, come proseguire. Bene, siccome di carne sul fuoco ne abbiamo messo tanta, no? E chiaramente tutto quello che adesso è l'itinerario biblico, perché è chiaro che tutte le cose che adesso Maria ci ha detto avremmo dovuto in qualche modo incontrarle anche attraverso la parola, vi preannuncio che, ecco, la prossima settimana noi ci dedicheremo ancora alla parola, perché è importante che, ecco, e se Maria ci sarà sarò felicissimo, perché così potremo avere anche questo confronto ancora più intenso, no? Per cui
la prossima settimana vi comunico già con certezza che non avremo un altro incontro ritornando a Luca, ma continueremo a scavare su questo tema, camminando proprio attraverso quello che poi sono i brani biblici che in qualche modo ci possono fare comprendere come dentro la Bibbia tutta questa parola è determinante ed è centrale. Però questa sera, alla luce di quello che diceva Maria, una parola viene fuori con molta forza ed è la parola senso. Perché è chiaro che in questo momento siamo tutti alla ricerca del senso, no? Che senso ha tutto quello che sta succedendo? E poi alla fine la domanda più profonda, ma che senso ha il vivere tutto questo e la mia vita, no? Ecco, noi con Passi di Parola, grazie un po' a quello che è il lavoro che sta facendo Rita, stiamo, ecco, snocciolando giorno per giorno, declinando questa parola. È importante che comprendiamo un fatto, questa parola dai padri della Chiesa in poi è una delle parole fondamentali anche di quello che è l'esperienza cristiana. Perché i padri della Chiesa avevano compreso un fatto, che una vita che ha senso è una vita che diventa umana. Se la vita non ha senso, diventa disumana, perché non ha più la possibilità di umanizzarsi. Per cui la ricerca del senso nella vita è qualcosa di estremamente fondamentale, non tanto per quello che è in prima istanza la ricerca di Dio, ma innanzitutto per quella che è l'umanizzazione. Un uomo o una donna che non ha senso, che non trova senso nel proprio vivere, è un uomo e una donna che piano piano diventa disumano, cioè si disumanizza, non riesce più a incontrare l'altro. Ecco perché la parola senso la stiamo declinando ed ecco perché, per chi vorrà collegarsi la prossima volta, nei brani, ecco, che vi farò vedere, troveremo un po' anche questi aspetti. Io, Maria, ti ringrazio tanto. Se vuoi aggiungere qualcosa... No. Una cosa soltanto. Prego. Intanto quando hai detto che dovevi dire anche chi ero, pensavo che stessi dicendo che sono la sorella di Francesco. Anche quello, ma diciamo e non era la cosa. A proposito di questo, in realtà vi ho visti, cioè io sono stata con voi per la prima volta venerdì scorso, ma devo anche dirvi che in realtà per me Passi di Parola è importante perché con Francesco più volte è come se vi avessi conosciuto prima, no? Perché lui me ne ha parlato, perché in qualche modo ero già legata a questo gruppo e diciamo mi piacerebbe e finalmente insomma sono qua, ecco questo. Bene, grazie Maria. Francesco è il Deus ex machina, c'è sempre da qualche parte, no? E con lui stiamo preparando una sorpresa, vediamo se andrà in porto per cercare di vivere questo percorso fino al Natale, un po' anche con lo stile di Passi di Parola, proponendo alcuni momenti che stiamo cercando di vedere con lui. Non vi preannuncio niente, li troverete, ecco, lanciati volta per volta. Io ripasso un'altra volta alla condivisione dello schermo, così ci avviamo alla conclusione dell'incontro, perché chiaramente abbiamo adesso solo il tempo di mettere insieme un po' quelli che sono i vari aspetti, no? E ripartiamo da questa torta stupenda che a quest'ora ci fa venire un po' di più anche l'acquolina in bocca e andiamo avanti in quella che ovviamente è la nostra relazione. Ci ascoltiamo adesso Fiorella Mannoia con Il peso del coraggio, che ci aiuta in qualche modo in musica ad rientrare un po' anche in questo clima di ascolto. Sono questi vuoti d'aria, questi vuoti di felicità, queste assurde convinzioni, tutte queste distrazioni a farci perdere. Sono come buchi neri, questi buchi nei pensieri. Si fa finta di niente, lo facciamo da sempre, ci si dimentica. Che ognuno ha la sua parte in questa grande scena, ognuno i suoi diritti, ognuno la sua schiena, per sopportare il peso di ogni scelta, il peso di ogni passo, il peso del coraggio. E ho capito che non sempre il tempo cura le ferite, che sono sempre meno le persone amiche, che non esiste resa senza pentimento, che quello che mi aspetto è solo quello che pretendo, e ho imparato ad accettare
che gli affetti tradiscono, che gli amori anche i più grandi poi finiscono, che non c'è niente di sbagliato in un perdono, che se non sbaglio non capisco io chi sono. Sono queste devozioni, queste manie di superiorità. C'è chi fa ancora la guerra, chi non conosce vergogna, chi si dimentica che ognuno ha la sua parte in questa grande scena, che ognuno ha i suoi diritti e ognuno ha la sua schiena per sopportare il peso di ogni scelta, il peso di ogni passo, il peso del coraggio. E ho capito che non serve il tempo alle ferite, che sono sempre meno le persone unite, che non esiste azione senza conseguenza, chi ha torto e chi ha ragione. Quando un bambino muore allora siamo ancora zitti, che così ci preferiscono, tutti zitti come cani che obbediscono. Ci vorrebbe più rispetto, ci vorrebbe più attenzione, se si parla della vita, se parliamo di persone. Siamo il silenzio che resta dopo le parole, siamo la voce che può arrivare dove vuole, siamo il confine della nostra libertà, siamo noi l'umanità, siamo il diritto di cambiare tutto e di ricominciare. Scena. Ognuno ha i suoi diritti, ognuno ha la sua schiena per sopportare il peso di ogni scelta, il peso di ogni passo, il peso del coraggio, il peso del coraggio. Scusate, non avevo attaccato il microfono. Il coraggio di cambiare e di ricominciare cambiando quello che è necessario cambiare. Ecco, penso che sia importante tenere conto di questo aspetto che il messaggio della canzone ci dava, no? Non tanto rimpiangere il passato, la normalità di prima, ma renderci conto anche di quale patologia abitava la normalità che vivevamo prima, per cercare, ecco, di ricominciare realmente con un passo diverso. Ecco, adesso noi saltiamo le slide che chiaramente, ecco, parlavano appunto dei brani, le vedremo tutte, ripeto, la prossima volta, per chi vorrà collegarsi un'altra volta con Passi di Parola, avremo la seconda parte di questo incontro. E il film che vi presento stasera è un film di Michael Redford, 1984, tratto dal romanzo di Orwell, famoso romanzo 1984, ambientato nella Londra post-guerra atomica, in cui si arriva appunto a questo dominio delle coscienze, il grande fratello che in qualche modo, ecco, domina tutto. Mi piace molto questa scena perché poi, per chi lo vorrà vedere, la risposta a quello che noi vediamo in questa scena avverrà in questa famosa stanza 101, no? È un film che si trova ormai sulle varie piattaforme, ma non ho visto, ma penso anche su YouTube per intero lo si può anche visionare. Poi chi vuole legge il libro, insomma, sicuramente è anche quello molto interessante. Comunque io vi faccio vedere questa scena e vi consiglio caldamente di vederlo perché ci fa comprendere fino in fondo quanto la vera libertà per ciascuno di noi è legata ai sentimenti più intimi che viviamo, no? È solo quando cambiano i tuoi sentimenti interiori che ti hanno tolto la libertà. È quello che sentiremo dire al protagonista. Non è tanto restare vivi, quanto restare umani che è importante. Quello che conta è non tradirci a vicenda. Se vuoi dire confessare, non abbiamo alternative. Tutti lo fanno. Non possiamo evitarlo. No, non voglio dire confessare. Confessare non è tradire. Parlo dei sentimenti. Se riescono a cambiare i miei sentimenti, possono impedirmi di amarti. Quello sarebbe un tradimento. Non lo possono fare. È l'unica cosa che non possono fare. Possono torturarti, farti dire qualsiasi cosa.
ma non possono obbligarti a crederci. Non possono entrare dentro di te. Non possono arrivare al tuo cuore. Questo è quello che dice Giulia al protagonista. Ecco, chi vuole un po' capire come finisce la storia, ecco, avrà modo di vedere il film. È veramente il dramma che si vive in questa famosa stanza 101. Bene. Occhio alla notizia di questa settimana. Vi posso garantire che non parlo di Maradona, mi dispiace per la vicenda umana, ecco, di Maradona, ma di fatti l'abbiamo fatto diventare una sorta di Dio in terra, purtroppo, dico io, perché questo ci fa capire anche il livello che come società stiamo vivendo, in qualche modo la miseria e la povertà che in qualche modo stiamo vivendo. Vi parlo di un'altra notizia che invece questa settimana, ecco, forse è passata anche un po' in secondo piano, visto che i TG si sono sperticati su dare tutte le minime informazioni su questo aspetto. E cioè quella che è stata la giornata di ricordo per quella che è la violenza sulle donne, no? Di questa epidemia, come diceva il Presidente della Repubblica, che in qualche modo ammorba ecco, le nostre esistenze. E pensavo come in fondo anche i drammi più grandi sono legati ai luoghi comuni che noi spesso accettiamo in maniera così inconsapevole, no? Quando si sposa qualcuno cosa diciamo noi? Con molta banalità e superficialità, auguri e figli maschi. Ecco, capite che dentro questo realmente c'è un sessismo e anche un'incapacità di comprendere fino in fondo quello che è il valore delle donne, che poi inevitabilmente, ripeto, in menti più malate, ecco, provoca ecco, questa degenerazione violenta con ecco, questo stillicidio di morti che continuamente ecco, noi vediamo e a cui non sembra ecco, potersi porre un argine, no? Ecco, capite che molte volte nei modi comuni di dire, che sembrano banali, no? Un po' come l'altro aspetto che ecco, stasera non abbiamo potuto trattare, no? E che è legato alla speranza, anche lì, anche quanti cristiani cosa dicono? Chi di speranza campa, disperato muore, per esempio, no? Ci fa comprendere come siamo distanti dal vero significato delle cose che diciamo, che ripetiamo così, senza neanche comprendere. Ecco, auguri ai figli maschi, è un detto pericoloso. Ci riflettevo proprio in questi giorni, no? È un detto estremamente pericoloso, perché in qualche modo, già nell'augurare all'altro, tu stai mettendo in evidenza la necessità che c'è una minorità nel ricevere, per esempio, il dono di una figlia femmina, per esempio, no? Che è qualcosa che poi ci accomuna moltissime culture anche tipo indiane o altro, no? O africane. Beh, invito alla lettura. È un testo di Marc Auger ed è intitolato Le nuove paure. È un testo estremamente interessante perché ci fa capire fino in fondo quali sono le cose che noi temiamo realmente oggi. Io per invitarvi appunto a leggere questo testo vi metto in evidenza una delle domande che Marc Auger, che è appunto un antropologo francese, a un certo punto si pone nel suo libro. Lui dice la nostra società in qualche modo non sarà che oggi ha la paura della vita, abbia rimpiazzato la paura della morte, no? Cioè quello che Marc Auger si chiede è, non è che oggi quello che in qualche modo noi abbiamo esorcizzato, nel senso che l'abbiamo rimosso, alla fine si è trasformato nella paura di vivere. E quindi questa domanda, no? Non sarà che oggi la paura della vita abbia rimpiazzato la paura della morte? È una domanda con cui io vi invito realmente a leggere un po' questo aspetto e questo testo, perché tra l'altro è molto agile, si legge velocemente. Ecco, i due passi questa sera non li andate a guardare perché tanto poi li vedremo assieme agli altri la prossima volta, è l'angolino dedicato alla nostra infanzia spirituale, no? Il ritornare in qualche modo a guardare in maniera un po' scanzonata e sorridente anche le cose. Ci guardiamo questo video alla luce di questa definizione di paura, no? Stato emotivo di turbamento e repulsione nei confronti di una cosa che è o viene considerata dannosa o pericolosa. Vediamolo un po' con gli occhi da bambini. Nel video che vi accingete a visionare verranno elencate le 5 paure più terrificanti, roba da far gelare il sangue. La visione è consigliata ad un pubblico adulto. Paura numero 1, la più classica. Siete fuori, tranquilli, quando improvvisamente non c'è più il vostro amato telefonino. Forse ve l'hanno rubato o l'avete lasciato al bar, ma ciò che importa è che non lo trovate più. 2. Siete al telefono a fare una tranquilla chiacchierata, quando all'improvviso arriva la frase: dobbiamo parlare. Ma parlare di cosa? Cosa?
Il gatto si è mangiato i cavi oppure è perché non ha accettato tutte le tue richieste assurde dei giochi su Facebook? Qual è il problema? La terza paura è davvero subdola e capita quando meno te l'aspetti. Sei rilassato col tuo computer, stai su internet e magari stai pure guardando questo video e poi... Niente più wifi. Mi dispiace, ma non puoi fare più nulla. Ormai è spacciato. Quarta paura, ci siamo passati tutti e anche quelli che ci sono passati lo rivivono nei loro peggiori incubi. Vi hanno già interrogato e per un po' non dovrete toccare il libro, vero? Sbagliato, oggi i compiti in classe a sorpresa. Aspetta che... Ah! Quinta e ultima paura. Scusa, sai dirmi che ora è? Sì, certo, aspetta che guardo nel cellulare. Oh mio Dio, 3538 chiamate perse da... Mamma! E tu di cosa hai paura? Dai, scrivimelo in un commento. Bene, e tu di cosa hai paura? Beh, questa domanda ce la portiamo dentro perché sicuramente ne possiamo scoprire di bello. Adesso, Cuori Pensanti di stasera, è un testo un po' più lungo rispetto al normale, no? Ed è un testo di Charles Peguy, questo poeta che nel portico del mistero della seconda virtù, a un certo punto dà la parola a Dio e gli fa dire: ma la speranza, dice Dio, ecco quello che mi stupisce, me stesso stupisce, no? Questo è stupefacente, che quei poveri figli vedano come vanno le cose e che credano che andrà meglio domattina. Che vedano come vanno le cose oggi e che credano che andrà meglio domattina. Questo è stupefacente ed è proprio la più grande meraviglia della nostra grazia. Ed io stesso, dice Dio, ne sono stupito. Ecco, questo per ritornare veramente a sperare in un momento in cui tutto sembrerebbe, ecco, voler toglierci la speranza anche di un futuro diverso, anche no? Per cui adesso chi vuole recita insieme il Padre Nostro. E così, ecco, chiudiamo il nostro incontro. Io intanto esco dalla condivisione dello schermo, così ci possiamo un po', ecco, vedere. E quindi mettiamo di nuovo una vista a galleria, così, ecco, ci possiamo in qualche modo vedere. Se volete, ecco, non vi consiglio di aprire i microfoni, magari recitiamolo a microfono spento, sennò si crea una cacofonia terribile. Quindi recitatelo nel chiuso delle case, lo recito io a nome un po' a voce alta per tutti, va bene? Ah, vedo che Maria si è riuscita a connettere, mi fa piacere, bravo, ce l'ha fatta, perfetto. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci abbandonare alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Il Signore sia con voi. Ci benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Bene, aprite i microfoni così ci possiamo salutare in un coro di voci. Grazie, 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 bellissimo, grazie. Grazie a voi. Grazie, grazie. Buona serata a tutti. Mi raccomando, venerdì prossimo la seconda puntata, va bene? Okay. Grazie, grazie. Grazie. Grazie, grazie Maria, ancora di cuore, va bene? Grazie, ti aspettiamo Maria, per la... sei stata grande, grazie. Ti aspettiamo grazie. La prossima grazie. Volta, grazie. Grazie a tutti per l'ascolto, grazie, una buona grazie. Serata, arrivederci, alla prossima. Ciao. Alla prossima.